Intanto scusatemi se ho scombinato e sono venuto in ritardo, so che avete i vostri orari e vi chiedo scusa per la variazione di orario. Era solo per un saluto, credetemi, non per altro, ci tenevo semplicemente a salutare e a incontrarvi. Poi immagino abbiano già detto tutto quello che c'era da dire, chi è più competente e ha titolo per parlare, tutto qua. Sono a vostra disposizione in ogni caso. Una domandina. Quello che vuole. Prego, dopo il... Buongiorno, come va? Sì, non è neanche stata questione di promesse, è questione di comunicazione. Comunicare è essenziale per poter capire e poi anche muoversi di conseguenza. Tutto qua. Che cosa vi siete detti nelle quali diciamo la sintesi? Si riferisce all'incontro dell'altra volta con i tifosi, è giusto? Sostanzialmente ho ascoltato. Più che le parole dette hanno contato i sentimenti, hanno manifestato il sentimento, un fortissimo attaccamento verso le sorti della squadra, un attaccamento ai risultati, era questa la cosa che si è sentita moltissimo. Allora, intanto le critiche sue e i suggerimenti anche loro sono serviti senz'altro, quindi grazie in ogni caso. Direi che non è che c'era bisogno di capirlo, perché questo lo si sapeva, però un conto è semplicemente capirle le cose, altro conto è sentirle. Andiamo un attimo di là, qualche domanda di là, Murino, prego. Ingegnere. Sì, buongiorno, buongiorno a lei. Tanto proprio la funzione che c'è stata. Dopo le qualche problematica che lei ha avuto, diciamo, congiunturale con la sua azienda, oggi è sempre contento con il primo giorno che ha preso l'Avellino, questo le voglio chiedere, l'entusiasmo è rimasto lo stesso. E poi un'altra domanda che volevo fare: se le istituzioni le sono vicine o no? Allora, intanto per quanto riguarda i problemi ci sono ancora, ma stiamo lavorando sodo ovviamente per risolverli. Circa la scelta, la risposta è semplicissima, sì, assolutamente, assolutamente. C'è tutta, prima ancora dell'entusiasmo, il desiderio, l'auspicio, la voglia di fare qualcosa che funzioni, semplicemente questo. De Vito Festa. Ti prego, la prego. In realtà il momento in cui c'è stata sicuramente sintonia, prima ancora che vicinanza, sintonia con le istituzioni è stato quest'estate in occasione della scelta. Lì si è sentito moltissimo, c'è stato un ottimo feeling, ottimo. Poi le circostanze dell'amministrazione sono quelle che conosciamo. La prego. Io quello che ho ricevuto da questa terra, parte praticamente mi sento in dovere di lasciarlo in questa terra. Naturalmente quando viene una presenza, diciamo, morale della parte politica di questa città, di questa regione, lei se la sente diventare, ecco, chiaramente.
No, sentire di meritarla, allora, che il ragionamento, quello che ha fatto lei, che ha ripetuto, è alla base della nostra scelta, è alla base, è la quintessenza della nostra scelta. Sentire di meritarlo, no, mi sento sempre di non meritare, di non aver fatto abbastanza per meritarlo. Grazie, De Vito. Ingegnere, buongiorno, volevo chiedere se io, alla luce di queste difficoltà che ha avuto in questo cammino societario, ho pensato solo per un attimo di mollare e lasciare? No, neanche per un attimo. Festa? Ingegnere, buongiorno, volevo chiederle dell'audizione ieri in procura federale della FIP, come è andata, se ci può raccontare insomma qualche dettaglio un po' svelato per quanto riguarda il calcio, per segnalare un po' invece anche un po' il clima, sia il Faghem lo regala a questa piazza. La curva, io so, almeno è stata indiscrezione, che le ha chiesto di essere promossa sul campo, di potere pescare, se si sente di fare questa promessa alla tifoseria. Per quanto riguarda l'audizione ieri in procura, posso solo riferire che siamo andati, ci hanno ascoltato, eravamo insieme con l'avvocato Mariello e anche con l'avvocato Lombardi. L'audizione si è svolta in un clima assolutamente regolare, di correntezza. Naturalmente siamo in attesa poi delle decisioni, non posso assolutamente sbilanciarmi, immaginare che cosa possa succedere, non dipende da noi. Noi abbiamo rappresentato la nostra posizione, ci hanno dato sicuramente tutto lo spazio per poterla rappresentare al meglio. Per quanto riguarda non sono la persona più adatta, c'è Carlo, c'è il presidente Mauriello, sono loro che per questo diciamo alla fine è il conto quello che quindi, intervengo alla fine, mettiamola così, come cosa, quindi non. Allora, circa posso dire più che una promessa, perché lì non c'è una promessa, non posso promettere, non potremmo promettere ciò che non abbiamo, non dipende ovviamente solamente da noi. C'è sicuramente la condivisione del desiderio. De Concilis, Parisano, grazie. Ingegnere, quanta responsabilità per l'ultimatum lanciato da Mario Dell'Anno a Vicenza, che ha segnato il 15 gennaio come data per la società per agire sul mercato? Vi ha responsabilizzato, vi ha dato altri stimoli? No, se l'abbiamo sentito sicuramente e sicuramente ha contribuito alle scelte e alle decisioni che poi sono maturate, sicuramente. Parisano. Invece Gianandre, io da te vorrei una promessa, quella che farai un grande settore giovanile, perché quello può essere soltanto la speranza di una futura, di un futuro splendore per il calcio in generale, che poi non diventa più un grandissimo settore giovanile. In Campania teniamo il 50-60% di ragazzi che giocano per tutti i settori giovanili d'Italia, e non teniamo in Campania un settore giovanile che funziona. È vero, noi ne abbiamo già parlato anche in altre occasioni. Però la promessa voglio adesso, perché sì. So che sei una persona che quando promette mantiene. Cerco di promettere appunto poco, proprio per evitare di quindi proprio per evitare di rompere la. Però come già avevo anticipato, la questione giovanile è una questione molto importante e c'è, devo dire, tanto nel calcio, forse ancora di più, che nel però c'è anche nel basket, forse ancora di più nel calcio, comunque c'è. Però come avevo avuto occasione di rappresentarti, in questo momento c'è una determinata priorità, quella, noi siamo partiti quest'estate, ad agosto, senza esperienza. Allora in questo momento c'è innanzitutto il nostro obiettivo è quello di focalizzarci e vedere di fare quanto possibile, prendendo le misure, perché è prendendo le misure di questo mondo, delle circostanze e così via, c'è tutto l'impegno a tentare di far bene, l'impegno e la volontà. Senz'altro sullo sfondo ci sta anche questa questione. Però l'obiettivo principale, ovviamente, per una questione anche di disponibilità, di risorse, di tempo, è quello di concentrarci in questo momento sull'andamento del campionato. Grazie. Spinelli, Cirio. Ma non la trascuro. Salve. Una domanda. Un mese fa, nell'intervista del collega Mariello, sì, ha detto che la problematica della società era una questione specifica. Quindi, senza voler entrare troppo nello specifico, però la situazione qual è? È tranquilla, è risolvibile oppure c'è preoccupazione?
Sono sempre preoccupato, ma di indole lo siamo sempre, ci preoccupiamo ovviamente, non viviamo di certezza, ma siamo sempre dubbiosi, mettiamo sempre in dubbio, sentiamo di essere sempre guardinghi. È una situazione specifica, credo in altre occasioni ho più o meno accennato un pochettino qual era. È un problema specifico che tra l'altro è dipendente da questioni organizzative interne sostanzialmente. E stiamo lavorando con impegno per ovviamente risolverlo. Tutto qua. Andiamo con festa, poi vi chiedo di chiudere perché è l'una, ragazzi. Grazie. Ingegnere, innanzitutto complimenti per l'onestà intellettuale con cui ha parlato di questi problemi, perché non è da farne mistero, invece ha voluto chiarire così pubblicamente questa questione, che non ha potuto inevitabilmente lasciare fuori il calcio. E chiedo allora, per quanto riguarda questi problemi, anche per quanto riguarda tesserati, la squadra si va verso una risoluzione che possa permettere ai calciatori di essere liberi da ogni tipo di pensiero. Allora, per quanto riguarda, grazie a lei per, però consideriamo il basket e il calcio non una proprietà privata, li consideriamo una proprietà di tutti quanti, quasi come se fossero delle aziende quotate, per intenderci. Quindi sentiamo il dovere di informare con massima trasparenza tutti i soggetti che sono coinvolti, in questo caso quindi il mondo dei supporter compreso, di informarli nel momento in cui ci sono delle problematiche. Ora, come avevo accennato prima, c'è tutto l'impegno affinché queste vengano risolte. Abbiamo l'impegno, la voglia, il desiderio, l'interesse a risolverle. Tutto qua. Per quanto riguarda l'andamento del club, sia calcistico, e Mario mi perdonerà anche di quello del basket e così via, le cose comunque stanno funzionando con regolarità. La chiudiamo con Titti Festa, grazie. Allora, sulla serietà già l'impegno c'è tutto, però non sono minimamente in condizioni ovviamente di poter fare una valutazione del genere, perché come dicevo non dipende da... C'è però tutto quanto l'impegno, le istanze dei supporter, del mondo degli appassionati e così via, sono tutte quante raccolte. Tra le due cose da risolvere, non per fare tutte la ballo. Sì, assolutamente. Sì, per quanto riguarda la questione della casa, è una delle tante questioni sulle quali siamo consapevoli dell'esistenza del problema. Purtroppo non anche per le questioni che ho accennato prima, il tempo limitato, non c'è stata la possibilità ancora di dare un assetto complessivo che comprenda anche quello di una sede. Però siamo consapevoli dell'esistenza della questione. Per quanto riguarda le magliette, in realtà sono la persona meno titolata a parlarne, ma in estrema sintesi è un problema legato al fatto che lo sponsor tecnico sia cambiato rispetto, e quindi data la ristrettezza del tempo che abbiamo avuto a disposizione e che anche lo stesso fornitore ha avuto a disposizione, questo fatto ha causato quindi l'impossibilità di metterle sul mercato sostanzialmente. Grazie a tutti. Prego, prego. Grazie.
non solo sul mercato, ma c'è la possibilità che possano andarci e si sta spingendo in questa direzione, c'è tutto l'interesse ovviamente. Quello che posso dire è, ecco, non ci sono tuttavia vincoli o limitazioni di tipo contrattuale, questo no, non c'è alcuna, anzi sin dall'inizio del rapporto con il fornitore attuale era stato studiato il contratto in modo tale da evitare che ci fossero, malgrado le circostanze. No, è il nostro interesse, cioè il desiderio che vengano vendute attraverso lo store, c'è tutto l'interesse e il desiderio, tant'è che, ripeto, non abbiamo posto alcuna... Il problema è di tutti, perché ce l'abbiamo tutti quanti, però per parte nostra, questo sicuramente glielo posso confermare, era stata gestita la cosa in modo da non porre alcuna limitazione, alcun vincolo contrattuale, e questa cosa ha avuto, diciamo, un costo, diciamo, per noi, il fatto di evitare di mettere alcuni, però era finalizzato a rendere fruibile la merce ai terzi. Quindi il limite è di tipo organizzativo, tra l'altro non nostro, però dal punto di vista contrattuale, legale e così via, era stata studiata la cosa in modo da non limitare assolutamente l'operazione. Tutto qua. Grazie a tutti. Grazie a voi e scusatemi ancora per l'orario. Grazie. Grazie.